Non passa che è una settimana fra una puntata e l'altra di Funk Shack, ma evidentemente una puntata è già una settimana è già passata se siamo di nuovo qua. E mentre le previsioni del tempo si fanno veramente disastrose, pioggia, freddo, vento, chi è che bussa sto cazzo di convento? Io non amo molto l'inverno. È proprio quello il momento in cui noi ci ripariamo nella capanna della musica, nella capanna delle leggende della musica, sperduta in qualche parte della nostra bellissima Maremma. Non vi diciamo naturalmente di preciso dove siamo, ma se lo volete sapere perché volete venire a trovarci, certo che ve lo diciamo. Contattateci privatamente nei nostri innumerevoli ormai canali social e vi faremo sapere come e dove venire a scovarci e venire a passare una mezz'oretta in nostra compagnia. Naturalmente ne avremo un'altra stasera. Fra i tanti ingredienti consueti di Funk Shack non avremo il nostro Maurizio Amadio, che ormai si materializza a volte sì, a volte no, come la Madonnina di Međugorje, ma avremo però un bell'ospite, un ospite musicale, un DJ, che è sempre naturalmente il tipo di ospite che è più, no, più trombato, più adatto a Funk Shack, che fa parte della mission, no? Perciò portare i DJ della zona, noi siamo appunto in Maremma, Orbetello per essere precisi, portarli davanti a questo microfono, chiedergli di suonarci qualcosa e chieder loro perché di quella scelta. Succederà questo, succederanno un sacco di cose carine, naturalmente soprattutto però ascolteremo un sacco di bella musica, appunto il famoso aggettivo leggendario, che in questo caso non è mai a sproposito. A partire dalla prima cosa, che perciò a regola di Bazzica, Daniele Innocenti, Maurizio Amadio che non c'è e Valerio Funghi che sta proprio appunto per farci partire la prima cosa, una cosa di una classe che come poche altre, Gwen Guthrie e la sua bella Nothing Going On But The Rent, per così, per scaldare i motori, ok? Gustatevela, a dopo.
Lei era solita avvalersi della collaborazione di Sly & Dunbar per la produzione, ma in questo caso lei fece tutto da sola, scrisse e produsse il pezzo un botto pazzesco, Life's Too Serious, Love's Too Mysterious, nel senso la vita è troppo seria e l'amore è troppo misterioso e io ho bisogno, una ragazza come me ha bisogno di sicurezza. E questo testo suscitò qualche polemica, Giuseppe, perché naturalmente lei diceva bello, carino, bene, ti voglio bene, bacini e abbracci, ma devi avere un lavoro, un no romance without finance, che diventò un po' una specie di slogan per le donne di colore americane a un certo punto in questo periodo qua, nel senso nessuna storia d'amore senza le finanze, senza l'illere non si l'allere. Allora praticamente accusavano Gwen di dire cioè di ridurre tutto a una faccenda di tornaconto reciproco, cioè l'amore, un matrimonio, un'unione non può essere un contratto per... E lei diceva però no, voi forse non avete idea di quale sia il mito del guadagno facile dei ragazzi di colore nelle nostre realtà urbane in America, naturalmente, perciò bisogna che qualcuno gli dica: belli, dovete trovarvi un lavoro vero, un lavoro stabile, dovete portare soldi a casa. E non so come la vedi, com'è questo messaggio di dire: ragazzi, c'è bisogno di concretezza materiale. Tu ce l'hai una concretezza materiale? Io una concretezza materiale, diciamo, sì, ce l'ho, anche se essendo un artigiano. C'hai il tuo? Sì, c'ho il mio, che bello, no? In genere sono abituato che faccio la figurina, invece stasera c'ho proprio il microfono mio. E no, essendo un artigiano c'ho la mia concretezza, però soffro come tutti quanti gli artigiani, la situazione italiana non ci tutela. Senza fare un giro largo, ritornando a quello che mi dicevi tu, Daniele, va anche contestualizzata, è una frase che va per l'appunto contestualizzata nell'epoca, quindi magari nelle problematiche che c'erano nell'epoca, e soprattutto riguardanti i ragazzi giovani, i ragazzi di colore. Soprattutto il mito del guadagno facile, che infatti a un certo punto era diventata una cosa molto preoccupante, nel senso, però scherzavo, dicevo, noi ti vediamo sempre qua, che ti godi la musica, che ballicchi. Ballo per la gioia del mio amico Michele. Allontanati un po' dal microfono. Abbiamo parlato appunto del tuo corso come doppiatore, eccetera, eccetera, perciò c'è una voce molto profonda, ma beh, non ti attaccare perché ce l'hai già bella potente di tuo. E, però naturalmente appunto poi però tutti, intendo tutti, la mattina dopo e ce ne andiamo a lavorare, questo è una cosa che secondo me molti ci dicono, no? Date, quando tu per esempio vuoi fare il DJ o vuoi suonare o vuoi cos'hai, la prima cosa che un genitore ti dice: trovati un lavoro vero, perché è una cosa che in quella parte della vita fa incazzare come quello è un lavoro vero, poche altre. Trovati un lavoro vero, poi questo è un hobby e nessuno ti proibisce di coltivarlo, ma intanto trovati un lavoro vero e va bene. E dicevo, non ci facciamo mancare proprio niente dopo questa bella partenza con Gwen Guthrie, che purtroppo ci lasciò molto presto, troppo presto per un brutto problema di salute. Noi, dicevo, non ci facciamo da un capolavoro, veramente io penso che si possa parlare di un capolavoro con la cosa che sta per arrivare. Per adesso sono semplicemente tre lettere, TLC, la loro Waterfalls, e ne parliamo un attimo dopo delle TLC della Lopez, della grande Lopez, che purtroppo ci ha lasciato pure lei. Due album capolavoro, secondo me, due album che sono assolutamente capolavori, da uno dei quali questo singolo che si chiamava appunto Cascate, Waterfalls a Funk Shack. But he doesn't realize he hurts her so much.
soprattutto due album. Uno si chiamava Crazy Cool and Sexy, l'altro si chiamava Fan Mail, e praticamente le tre, un trio femminile. Parliamo di cifre astronomiche, innanzitutto parliamo di cifre di vendite assolutamente astronomiche, parliamo di tre talenti veri, e la bella, simpatica Lisa Lopez, che diventò un personaggio, ma proprio un personaggio nel senso di cui fate conto il mondo del gossip, le riviste rosa, i giornali rosa si nutrivano proprio come in modo famelico. Soprattutto a un certo punto lei poi ebbe questa love story con questo campione di basket, di cui mi sfugge il nome, di questo campione di NBA, e sai l'amore insomma fra una star del basket che veniva dal ghetto e una star della musica che veniva dal ghetto, e che si picchiavano, si gosavano, si imbriacavano, si lasciavano, si tonfavano, si tradivano. A un certo punto una sera lei ha praticamente, dopo l'ennesimo presunto tradimento del suo fedelissimo maritino, cosa ha fatto? Ha preso tutte le sue scarpe, perciò un campione di basket, immaginati che parliamo di uno più alto di te e di uno che portava delle scarpe, naturalmente sneakers, come valigie, e praticamente le ha messe tutte in una vasca che immagino non fosse la vaschetta da bagno di un appartamento di periferia, e le ha incendiate usando un accelerante, non mi ricordo quale, che però poi naturalmente, in poche parole, è presa fuoco la casa. Non si trattava esattamente di due cuori e una capanna, ma due cuori e una mega villa rasa al suolo nel giro di pochi minuti. Lisa Lopez è stata processata per questa cosa, le sono stati dati 5 anni, poi secondo me anche un po' sulla spinta del furore popolare commutati in 5 anni di libertà vigilata, che costarono alle TLC grossi problemi, perché lei naturalmente non poteva spostarsi, aveva l'obbligo di firma eccetera eccetera, come una vera, ma insomma grasso che cola, che non la fecero stare 5 anni in carcere come prevedeva la legge di quello stato là. Però poi i due piccioncini si sono riconciliati, capito? Nonostante tutto questa cosa. Ma ragazzi, e soprattutto ragazze, se vi è sfuggito il fenomeno TLC, cronologicamente parlando, perché siete... dove eravamo lì? Eravamo a metà degli anni... Dove eravamo con le TLC? Ora? A cavallo anni 90, 90, fine 80-90. No, sì, a cavallo 80-90. Fra gli 80 e 90, sì, probabilmente. Se vi siete persi... Se vi siete persi quella parentesi là, recuperatela, soprattutto se siete donne, siete ragazze. Al femminile, uno dei momenti più gloriosi. A parte, appunto, dicevo, in termini di vendita, se la giocano direttamente con le Supremes, no? È un testa a testa in tutti quelli che sono i record di vendite al femminile nella storia della musica. Bella roba, non ci facciamo mancare niente, e non ci facciamo mancare neanche un ospite. Credo che sia, io lo vedo, guarda, è qua, credo che tocchi proprio a te. Vieni, raggiungici qua, Simone Guzzon. Sì, gli passi il testimone a Giuseppe. Ciao Simone. Ciao. Simone Guzzon, insomma, usi anche un artistically known as Jaimon. Esatto. Ciao a tutti. Mi fa piacere molto avere te, ci fa piacere molto avere dei giovani DJ in generale. Finalmente riusciamo ad averne una, perché insomma con i tuoi giovani colleghi non sempre è facilissimo, portarli qua nel Santa Santorum della musica. Io onestamente fatico anche a capire un po' il perché. Forse me lo sai dire te? Bah, non lo so, sai, come il DJ, ognuno parla per sé. Sì, infatti. Penso che la filosofia del DJ in primis è metterci la faccia, quindi perché non buttarci in una... Perché non... Allora, tu, per chi non ti conosce, noi abbiamo anche un amico immaginario che ci ascolta da Nuova Zelanda, per chi non ti conosce, qual è il tuo mondo quando suoni? Io stasera vengo in questo locale, vengo a questa festa, e c'è Simone che suona, cosa mi devo aspettare? Bah, suono prevalentemente su base house e sono sempre stato interessato da questo genere, come da quando ho iniziato. Quando hai iniziato? Quando? Ho iniziato a suonare da, penso ormai si parli di 7-8 anni, non è tanto. E il punto svolta secondo me è stato quando ho avuto proprio la possibilità di suonare con i giradischi e quindi introdurre un nuovo... Con i turntables, cioè. E quindi a quel punto introdurre anche un nuovo tipo di set, di DJ set, insomma. Cosa che fino a poco tempo prima facevo prevalentemente deep house, house, classic house, fino a finire anche delle volte anche sulla techno. E poi sono passato appunto su un genere che è stato praticamente il mio progetto parallelo del tempo, per poi dedicarmi solamente a quello, quindi introdurre il funk, la disco funk, la classic house. Insomma, sono andato un po' alla ricerca di quelli che sono stati gli ingredienti
fondamentale, le radici. Quello, le radici, quindi quello che oggi è il prodotto di oggi. Interessante. E perciò, diciamo, per sintetizzare un po' questi due percorsi, cosa ci proponi stasera? Allora, io sì, per sintetizzare un po' il tutto, diciamo che ho portato un pezzo prettamente funk, un pezzo degli anni 70, fine 70, un pezzo di Marva Whitney, Got to Guess, beh, oddio, nemmeno mi ricordo. Cioè, lo sentiamo, basta che suona bene. Perché io con i titoli sono veramente negato, purtroppo. Perché? Diciamo, perché? Musica. Perché ho portato questo pezzo perché comunque parlando di funk ci viene a mente subito James Brown, e lei è stata proprio una che è stata presa sotto l'ala di James Brown e che l'ha prodotta, e a soli 25 anni ha prodotto questo pezzo che fa parte del secondo album di lei. Soli 25 anni, quindi un grande talento, e con la parola talento mi viene a mente anche un po' quello che è oggi il mondo anche televisivo, di questi talent dove tutti si buttano la faccia e provano tutto per tutto. Io ero già lì che ti ascoltavo, cioè James Brown, mi avevi già trasportato là, e poi alla fine mi riporti, capito, di colpo qua la parola talent. No, ma perché, semplicemente perché appunto ai tempi, quando avevi talento, non c'era bisogno di tante mediazioni, tante televisioni o tante cose. Quindi con questo pezzo spero che sì. Lo sentiamo, intanto lo sentiamo. Possiamo rendere subito l'idea di quello che era il talento del tempo. Sentiamo la tua scelta intanto, poi ci salutiamo, non te ne andare. Fantastico. Sai che Vale mi ha detto Simone che c'ha il vinile, cioè l'album in vinile di questa cosa qua. E io dico sempre questo invece, cioè voi che avete la fortuna di non dovervi sciroppare cazzo i dischi, ce ne siamo scarrettati di dischi noi, capito? A fine serata, ambriachi mezzi, se non peggio, a dover mettere che rottura di quello. Voi che potete arrivare carini, bellini, bellini, con una valigetta, vi fate riprendere sta fregola del vinile, che però insomma è una cosa fantastica. Anche secondo me anche a vinile, anche a vedersi. Sì, capito? Sì, vedi, sì, che, esatto. Vedi che Valerio ha i piatti fermi, però vedi che bella, guarda che bella immagine. Questa è proprio l'immagine del DJ, secondo me, no? Io sì, la vedo così. È stata una fantastica scelta, Simone. Mi ha fatto piacere. Grazie.
fare due chiacchiere con te e ti mando ti congedo, ma con una promessa però, che ormai la strada la conosci, uh-huh. E perciò quando vuoi ci torni a trovare. Prometto davanti a tutti i testimoni. Promesso. Sì, senz'altro. Grazie mille, Simone. È stato veramente un piacere. Ciao ragazzi. Alla prossima. E ci fa piacere confrontarci con i giovani DJ. Fra poco, a proposito di confronto, ci sarà una sfida, no? Le due cose che Valerio Funghi ci fa ascoltare nel segmento finale di Funk Shack, ovvero un pezzo originale uscito qualche secolo fa e qualcosa che da quel pezzo è scaturito in seguito tramite campionatura, tramite questo tipo di passaggi che si effettuano spesso e volentieri in tempi più recenti. E quella di stasera anche molto stuzzicosa, molto carina, molto leggera, molto. Ma prima c'è una perla tua. Però prima dicevo appunto, però ci concediamo un attimo un momento di funk, quello di Simone Guzzone era funky, qui eravamo già insomma in atmosfere disco funk, si chiamavano Miami e da Miami venivano con delle cose funk che devo dire in realtà non sconvolsero le classifiche mondiali, ma insomma fecero muovere le chiappe a diversa gente sul pianeta e ancora oggi si ascoltano volentieri, gradevolissime, molto leggere, molto di classe, molto bella. Questa si chiamava Kill That Roach, uccidi quello scarafaggio. E Miami a Funk Shack. Matala, ammazza, kill that roach, mata esta cucaracha. Che se ci pensi bene c'è assonanza, senti? La scarafaggio, in inglese si dice cockroach, e in spagnolo cucaracha. Però senti che più o meno, no? A volte è un insospettabile latinismo di una parola inglese, abbiamo scoperto, abbiamo fatto un esame... oddio, come si chiama? Non la scienza entrare che... su un terreno troppo difficile. Dalle parole, ora in questo momento mi manca. Bello, senti che bel Hammond, che okay? Questo è proprio Hammond. Etimologico. Bravo, ecco. Mamma mia. Un'analisi etimologica del termine cockroach, cucaracha. Valerio, allora, cosa? Dici cosa questa sfida di questa sera? Siamo tutti orecchi. Questa sera è una sfida molto easy, molto semplice. Partiamo. Nile Rodgers. Ripartiamo da Nile Rodgers. No, partiamo questa sera con Spacer, Cherokee Devotion, ovviamente sì. Per quanto riguarda l'original. E poi andiamo dopo a scoprire quello che è. Chissà facciamo cosa. Facciamo la. Ma anche stavolta, come dici sempre te, anche stavolta, come tanti riconosceranno già dal primo pezzo, dove andrai a parare. Sì, perché credo è molto easy, molto credo. Semplice. Ma perché si riconosce? Si riconosce dalla prima nota. Sheila, Black Devotion, circondata dalla creme della Chic Organization, da Nile Rodgers e tutto quanto il suo fantastico seguito, con Spacer a Funk Shack.
He's a ladies' man, always greets with a kiss on the hand, protects us all, at the ready to answer a call. In his own special way, he's gentle and kind, oppression he hates, love in his eyes. My heart keeps a beat when I'm by his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser. Trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast off tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. A man you can trace, that our love will last beyond time and space. He's a spacer, a star. E io la trovo bella, con questo, con questo, la chitarra che accompagna quella di Nile Rodgers in levare, va veramente, insomma, queste soluzioni, questi suoi colpi di genio, anche a disposizione di pezzi tutto sommato, no? Easy, leggeri, anche se bellissimi come questo qua. Sheila era una star francese, era una star famosissima della canzone francese. Non si è mai saputo perché Nile Rodgers arrivò dall'America con Barack e Burattini e tutto il suo seguito per produrre un suo disco. Allora aspettiamo anche con ansia noi di essere di nuovo qua con voi fra 7 giorni. Non passano che 7 giorni fra una puntata e l'altra di Funk Shack. Purtroppo il nostro tempo è praticamente esaurito. Giusto il tempo di ricordarvi che siamo ormai praticamente ovunque e ci chiamiamo Funk Shack da tutte le parti, che sia chiaro. Perciò è facile cercarci, Funk Shack. Dov'è? Dove ce l'ho? C'è scritto da tutte le parti, Funk Shack su YouTube, Funk Shack su Mixcloud, dove ci potete vedere e sentire, vedere su YouTube, sentire su Mixcloud. Siamo Funk Shack anche su Facebook e siamo Funk Shack anche su Twitter. Siate così carini, seguiteci. Se volete venire a trovarci potete farlo, ne avete facoltà, venire a passare una serata, vedere come funziona, insomma, vedi come Giuseppe che sta qua, ascolta la musica, ballicchia, facciamo due chiacchiere, beviamo una cosa, potete farlo, ne avete facoltà. Contattateci privatamente, naturalmente, nei nostri canali social e saremo ben lieti di ospitarvi. Dopodiché mi sembra di aver detto tutto, una tiratina d'orecchio a Maurizio Amadio, che è la prima serata veramente d'inverno, fredda, cosa ha detto, non sai che c'è, stasera me ne sto sotto, secondo me, cosa mia. Deve portare la giustificazione, una febbre, la prossima volta. Febbre, giustificazione firmata, ma insomma ci sarà di nuovo con noi al prossimo episodio di Funk Shack, che per il momento, per stasera, termina qua. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao.